Durante la settimana dedicata ai festeggiamenti del patrono San Leonardo Abate si è svolta la manifestazione L'organo Mascioni Opera 754 Musica e Storia, organizzato dalla Confraternita di San Leonardo e dall'Associazione Culturale Mascani 1928, con il patrocinio dell'Arcipretura San Leonardo e del Comune di Mascali. La chiesa di Mascali e di San Leonardo Abate possiede un gioiello in campo musicale, un organo a canne della ditta Mascioni, una ditta che opera in Italia dal 1829, quindi ha quasi 200 anni, è una ditta che ha costruito organi che si trovano nelle cattedrali più importanti del mondo, dal Vaticano al Santuario di Fatima, e si occupa anche di restauro di organi antichi. Basta pensare al restauro dell'organo di Donato Del Piano presso il Monastero dei Benedettini di Catania. Leonardo Vaccaro, presidente dell'Associazione Culturale Mascali 1928, ha ricordato, introducendo la manifestazione, la preziosità dell'organo della Chiesa di Mascali, realizzato dalla ditta Mascioni di Azio, in provincia di Varese, ed inaugurato il 22 febbraio del 1959. Fu necessario realizzare un nuovo strumento perché durante l'eruzione del 1928 l'organo dell'antica chiesa di Mascali, risalente al Settecento, venne distrutto dalla lava. Il parroco Carmelo Parisi si fece promotore dell'iniziativa, ottenendo un cospicuo finanziamento dalla regione siciliana, presidente l'onorevole Giuseppe La Loggia, ed affidando alla realizzazione alla ditta Mascioni, operante fino dal 1829, è considerata oggi una delle più importanti al mondo sia per la realizzazione di nuovi organi, sia per il restauro di quelli antichi, come il monumentale organo di Donato Dal Piano presso il monastero di San Nicolò l'Arena di Catania. Vaccaro ha ricordato infine le figure di organisti di Mascali come Mariano Vasta, operante nella seconda metà dell'Ottocento, e Leonardo Musumeci, che iniziò a suonare appena sedicenne nel 1960 e proseguì per oltre 30 anni. Come tecnico della soprintendenza intendo gli organi e tutta l'attività organaria, elementi importantissimi per la storia della Sicilia, della cultura, della musica e soprattutto del nostro territorio. Il nostro territorio è ricchissimo di organi storici, molto belli, firmati da grandi ditte che meritano la tutela, ma soprattutto meritano la fruizione, anzi è obbligo renderli fruibili e soprattutto ascoltarli, perché tutti gli organi hanno una voce, e la voce è quella che ci parla all'anima e al cuore e ci dona la bellezza. Carmela Cappa, storica dell'arte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania, ha ricordato come il nostro territorio, da Nunziata a Giarre, da Riposta a Sant'Alfio, da Linguaglossa fino a Bronte, sia ricchissimo di splendidi strumenti musicali che versano spesso in stato di abbandono e che, seppur restaurati grazie all'impegno dei funzionari della Soprintendenza, non vengono mai suonati, privando i cittadini ed i fedeli di un'esperienza di grande valore. Anche l'organo di Mascali, che ha quasi 60 anni, avrebbe bisogno di un urgente intervento di restauro e si potrebbe accedere ad appositi finanziamenti previsti sia dalla Regione Siciliana che dalla Conferenza Episcopale Italiana. Francesco Forzisi, diplomato in organo e composizione organistica presso l'Istituto Vincenzo Bellini di Catania, ha illustrato il complesso funzionamento dell'organo a canne di Mascali, dotato di due tastiere, una pedaliera e quasi 1000 canne. Ha eseguito i brani di Johann Sebastian Bach, Vincenzo Bellini, in conclusione l'inno del patrono di Mascali, San Leonardo, accompagnato dalla voce di Angela Contarino. Diplomata in canto lirico presso il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, ha tracciato un excursus storico sull'organo a canne, considerato il re degli strumenti musicali e con una posizione di assoluto rilievo all'interno delle azioni liturgiche. Ha ricordato come in origine organo e coro fossero due entità distinte e che l'organo avesse il compito importantissimo di riprodurre in terra la musica divina. Padre Parisi fu indubbiamente colui che portò a compimento la ricostruzione reale della Chiesa, che fu consegnata al suo predecessore nel 1935, ma che indubbiamente ebbe la forma che noi conosciamo in quel periodo, con la costruzione delle nicchie, con i paramenti, l'altare sacro, l'organo del 1959, voluto da Padre Parisi e poi anche finanziato economicamente dal Presidente della Regione Giuseppe La Loggia, ma soprattutto fu un personaggio particolarissimo, uomo che poi seppe interpretare negli ultimi mesi della sua vita anche
le volontà del Concilio Vaticano II, fu colui che interpretò anche quel concilio inizialmente nella parrocchia di Mascali, in tutti i suoi aspetti teologici, confessionali, anche religiosi, anche rituali, prima dell'arrivo poi di Monsignor Risiglione, che per 33 anni sarà il suo successore. Il professor Antonino Alibranti ha ricordato la figura di padre Carmelo Parisi, arciprete parroco di Mascheri del 1939 al 1967. Docente di religione di innumerevoli generazioni di studenti, si prodigò per arricchire la chiesa di Mascheri, ricostruita dal governo fascista, ma prima quasi interamente di arredi, statue, cappelle e lo stesso organo costituito inizialmente durante le funzioni religiose da un piccolo armonium. Viste gli anni dei forti contrasti politici tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista presenti anche in un piccolo centro come Mascheri, operandosi con il proprio carattere bonario ma deciso e a volte stravagante per il bene della comunità. Ha concluso la serata l'arciprete Don Rosario Di Bella, ringraziando il pubblico presente e gli ospiti ed augurando un prossimo restauro del nostro prezioso organo.